L'opposizione del comune di Auletta protesta nei confronti della maggioranza per il problema illuminazione che attanaglia alcuni quartieri del paese. Donato Gagliardi, consigliere di minoranza, infatti punta il dito contro la guida di Pietro Pessolano. Da tempo, ha scritto il consigliere, abbiamo proposto un intervento che riguardava l'illuminazione pubblica, ma nulla è stato fatto. Gagliardi quindi propone un dossier fotografico sul caso. Molti lampioni non funzionano in paese, alcuni sono situati in zone abbastanza illuminate, ma per una questione di decoro penso sia doveroso rimetterli in funzione, possibilmente con le luci adatte, evitando giochi di colore. Altri invece, aggiunge il consigliere, lasciano punti totalmente al buio, come per esempio piano di zona mattina, dove, a quanto pare, manca la luce da quasi un mese, per non parlare di ciglie. Aggiunge Gagliardi, dove mancano perfino i lampioni. Lì la luce non è ancora arrivata. Siamo nel 2017, ma in alcuni quartieri di Auletta sembra di essere nel Medioevo. A queste accuse, naturalmente, ora si attende la risposta del primo cittadino di Auletta e della sua amministrazione.